Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di F1 22. Oggi tocca all'Azerbaigian, quindi siamo a Baku. Incredibilmente ho avuto un flash strano, appena ho visto ho detto ma come, non l'abbiamo già fatta? In realtà no, è che è passato talmente tanto poco tempo dalla chiusura della stagione passata del 2021, cosa che di solito non succede, che a volte mi si mischiano i ricordi. Stavo guardando questa tabella, per così dire, dei risultati, intanto per ripercorrere un pochettino la nostra tragedia per quanto riguarda le sfighe, ma poi notavo che Nico Hülkenberg, che ora è sopra di noi appena con un po' più del doppio dei punti, noi siamo a 13, lui a 28, è andato a punti una volta in più di noi, 4 contro 3, le nostre potevano essere molte di più, ma i punti di differenza sono parecchi perché comunque lui ha fatto un quinto e un sesto, oltre all'ottavo e il nono, che gli hanno dato parecchi punti, come abbiamo visto anche noi, il sesto posto ci ha dato moltissimo, gli altri nostri due piazzamenti sono decimo e ottavo, quindi spicci, diciamo che poi dalla settima, sesta in avanti i punti incrementano esponenzialmente, dobbiamo cercare un attimino di ricucire il gap. Quella di oggi sarà una pista di motore, noi chiaramente andiamo ad affrontare le prove libere tentando di esplodere a quanto pare, però preferisco così ragazzi, perché comunque io credo che, ecco, con l'affidabilità di questa prima stagione probabilmente delle penalità andranno prese più avanti, bisogna trovare le piste giuste, magari aspettare che l'auto cresca un attimino a livello tecnico in modo da poterci garantire delle rimontine un po' più efficaci partendo dal fondo. Per adesso riusciamo ancora a gestire. Abbiamo detto motore, giusto? Quindi qui vedo un paio di sconticini subito applicabili, li andiamo a fare se ci fosse la possibilità, eccola, 6-6-4, attenzione, per due punti riusciamo anche un pochettino con la resistenza. Mancano 41 giorni alla scadenza del contratto di Nico Hülkenberg, che vi dico ragazzi, per quanto potrà starci sulle palle per i risultati migliori che ha fatto finora, non vorrei perderlo perché mi sembra un ottimo pilota, allora attenzione a quello che facciamo qui, diciamo, nell'investire i nostri soldi nei reparti. Io non vorrei rischiare di non avere poi soldi per il suo contratto. Andiamo a riempirci un po' le attività pre-gara, due giorni possiamo solo fare questo, sono masochista perché questa attività non fa altro che migliorare ulteriormente il secondo pilota, ma va bene, pensiamo anche alla squadra. È arrivato, signori, il classico momento in cui, okay, vi dico, ci vediamo in griglia. Bravo! Un caldo benvenuto a tutti voi che ci seguite da casa. Oggi siamo pronti per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Un Gran Premio che nella sua breve vita ci ha donato momenti drammatici. Qui una partenza in quarta posizione può darti le stesse opportunità di una pole position, come Lance Stroll e Sergio Perez, che arrivarono terzi rispettivamente nel 2017 e 2018. Con 20 curve e una lunghezza di 6 km, il circuito cittadino di Baku, nel cuore della capitale dell'Azerbaigian, è un'autentica prova di resistenza, pazienza e precisione per qualsiasi pilota. Le curve a 90 gradi attraverso il settore 1 portano a uno scatto in salita all'inizio del giro della città vecchia, per poi entrare sul rettilineo record da 2,2 km a tutto gas attraverso il settore 3 verso il traguardo. Una curiosità: come pensi che i piloti eviteranno lo stress del pre-gara quando andranno a posizionarsi sulla griglia? Beh, immagino che comincino a sentire l'adrenalina al pensiero di approcciare la prima curva, un po' come i guerrieri si preparano per una battaglia. Gli imprevisti rendono sempre nervosi, ma questo in parte è un bene perché consente ai piloti di concentrarsi sulla situazione e di prepararsi alla partenza del Grand Prix. Mamma mia ragazzi, P6 Numacher Junior, P7 Nico Hülkenberg, ancora attaccatissimi, 7 millesimi meglio di lui abbiamo fatto, ma siamo impazziti qua. Ragazzi, io non ce la posso fare a fare un mondiale tutto così, sinceramente. Lui è un IA, è un cazzo di robot, io mi stresso. 7 millesimi, partiamo dall'interno rispetto a lui, non so se sia meglio o peggio, sinceramente, tanto sicuramente avrà uno spunto migliore. Va detto che sto giro mi sono guardato bene, il pit stop deve avvenire al quinto giro per non disturbare nessuno. Ciò non toglie che se rimaniamo noi davanti a Nico, vogliamo fare quel cazzo che ci pare, sti cazzi, perché alla fine a sto punto non me ne frega più niente. Però dalla previsione di gara, diciamo che il pit stop con le rosse al quinto giro è ideale. Va detto che è una previsione fatta da Alex, quindi non si sa. Poi potrebbero uscire safety car, cose varie. Nel frattempo andiamo, buona la sesta posizione, ma avere a 7 millesimi in qualifica Hülkenberg dietro non mi fa stare tranquillo. Cioè, io sinceramente sto pensando a Hülkenberg, ragazzi. Questo deve essere un pochettino il nostro mondiale. Un po' un'affermazione nel team e
complimenti al team, perché comunque è buono anche lui, insomma, anzi, molto buono. Vediamo un po' che succede. Si parte, giro di formazione. Mentre il circuito viene baciato da un sole raggiante. Sarà vicini Numi e Nico. Vedere come le condizioni meteo influiranno sulla gara di oggi. Hamilton parte con le medie, quarto. A un decimo da Leclerc e Verstappen. Fenomenale questo Hamilton qui. Però parte con le medie, forse all'inizio, ma addirittura mentre potrebbe essere insidiato pure da noi. Griglia, i piloti sperano di poter effettuare una bella partenza e di portare a casa un po' di punti dalla gara di oggi. Gli ingegneri comunicano con i propri piloti in modo tale da confermare la strategia pianificata. Prendono posto vicini. Schumacher Junior, ora sbuca anche Nico Hülkenberg, no, gli levano l'inquadratura. Ha chiesto così Schumacher, eccoli da dietro. Signori, via! Super concentrazione per questa partenza. Nessuno vuole sbagliare. Pulito Schumacher Junior. Ha rischiato Nico di passarlo, ma non è riuscito poi ad affondare il colpo. Qua intanto attenzione, qualche problemino, come avevamo intuito, di trazione per Lewis Hamilton con gomma media. Perez prova ad insidiarlo. C'è anche Schumacher, attenzione qua. Oh, subito scodatina brutta. Mettiamolo in temperatura, cerchiamo di non fare troppe stronzate al via, che poi si perdono dei treni importanti. Vabbè, dopo che abbiamo la solita giro, siamo ancora nella stessa posizione. Top 5. Rimani concentrato. Fuori portata per noi, però come detto Hamilton ha le gomme medie, quindi si vede in effetti una leggera difficoltà per lui. Alcune informazioni sulla safety. È fuori dalla gara. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso. Safety. Chiamo una penalità. Ma non mi posso fermare. Incredibile la safety car subito al primo giro. Ci dà un po' di respiro e la possibilità di ripartire il movimento sostanzialmente. Ma non so se mi fa piacere, però, perché qua avevamo più trazione di Hamilton con le medie, potevamo fare un colpo. Attenzione a Mick Schumacher dietro di noi, che ha passato pure lui Hülkenberg. Cos'era? C'è un mostro mitologico avvistato a Baku. Attenzione! Qualcuno ci prova a fermarsi con la safety. È una Ferrari. Eccola, le strategie. Raga, ma quello è il luogo dove è avvenuto lo schianto? Si è buggato qualcosa, avete visto? Era Sainz. 21esimo adesso. Qui intanto la safety car cinematica ha preso il controllo. Schumacher quindi guadagna un'altra posizione, quinto. Mick Schumacher sesto, Hülkenberg settimo. Raga, perché sono 21esimo? Ragazzi, cos'è successo? Perez 20esimo. No, raga, questa gara va riavviata. No. Scusate, raga, ve lo faccio vedere perché non è possibile. Si è buggata una barriera. Siamo passati da quinti a ultimo. Che problemi ha sto gioco, ragazzi? Poi sono io, che mi fisso. Praticamente tutto sto casino era per far ripartire la gara, abbiamo capito? Per cercare di far sbagliare la partenza Schumacher, che prima invece era stato abbastanza bravo. Ma lui si ripropone e riparte bene anche adesso, dopo la bandiera rossa. È stata necessaria perché c'erano delle barriere molto pericolanti. Al di là del fatto che Perez e Schumacher erano stati erroneamente dal direttore di gara spediti in fondo al gruppo, non si è capito per quale motivo. Caos totale in direzione gara e alla fine bandiera rossa e si è dovuto ripartire. Con Schumacher che ancora una volta deve affrontare una gara. Dopo il primo giro siamo ancora nella stessa posizione. Con la tensione di... Rimani concentrato. Poter essere teletrasportato. Non gliene va bene una? Si mette però adesso d'impegno. Come prima d'altronde.
ancora dietro a Perez, che sarà alle prese con un Hamilton con gomma media che forse in questi primissimi giri avrà una trazione un po' più scadente. Vediamo se Perez ne approfitta, magari insieme a lui un Numaker trova un modo di seguire gente che lo possa trainare. Ebbene, siamo solo al primo giro di nuovo, quindi niente DRS. Perez però prende la scia di Lewis Hamilton. Schumacher prova a mettersi in scia entrambi per recuperare strada, lo fa bene in realtà. Aspetta il duello tra i due per accodarsi. Qui Hamilton all'interno, rischiano un rallentamento. Perez gomma rossa più Red Bull. Attenzione, quanto... No, ha messo il turbo Hamilton, ma che vuol dire? Anche perché mi fanno paura, eh? Mi fanno paura! Oh! Attenzione, Numaker, cosa vuole fare? Non ci credo! Non ci credo, sorpasso epico! Non ci credo dove l'ha passato! Non ci credo dove l'ha passato! Questo va nella storia! Breve quella di Numaker Junior per adesso, ma comincia ad intensificarsi con una manovra del genere, veramente epica, approfittando chiaramente di qualche traiettoria sporca di Perez in combutta con Hamilton. Però grande sorpasso, e attenzione adesso a non perderla. Perez ha tutte le carte in regola per rifarsi sotto, ma il suo potrebbe essere un sorpasso banale sul dritto, niente di equiparabile a quello che gli ha appena fatto patire Numaker Junior, con un sorpasso veramente fenomenale. Vabbè, è inutile che spremo la batteria, non possiamo fare alcunché. Non c'è comunque ancora DRS, quindi forse Numaker in staccata potrebbe. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Numaker in staccata potrebbe prendere una linea ce l'ha il DRS adesso. Però è uscito malissimo. È uscito malissimo. Il DRS non gli serve un cazzo. Poi meno male che noi abbiamo batteria. Diciamo che Numaker si è messo in modalità spettacolo, però comprensibilmente contro Perez c'era poco da fare. Nel frattempo però bravo Magnussen, che guadagna la posizione su Nico Hülkenberg. Pronto anche lui ad approfittare di quella combutta lì. Credo che Perez non lo rivedremo più, a meno che non riusciamo... No, è già 1-3. Niente DRS, quindi da ora in poi ci guarderemo negli specchietti. Ma spettacolo Numaker per quel sorpasso e i conseguenti tentativi molto coraggiosi di tenere su una Red Bull. Ma lì non si può passare, wow. Non si può passare e lui passa. Che capolavoro, Carlo, non ho mai visto questo. Naturalmente Perez ci ha lasciati un po' giù, ragazzi, ma siamo riusciti a resistere fino a questo momento a Magnussen. Dico fino a questo momento perché siamo arrivati al momento di fermarci, siamo al quinto giro, rispettiamo i piani, così non blocchiamo Nico, perché alla fine è lì attaccato anche lui. 2-3 da Perez non è comunque tanto, è un'ottima gara questa di Numaker, ma si era capito. È tornato da quella bandiera rossa clamorosa per problemi vari, con un bel piglio, devo dire. Pronto a fare la sosta, rimanendo davanti a Kevin Magnussen, probabilmente ci verrà dietro. Occhio perché qua l'ingresso al box
è un po' malavitoso, si corre ma occhio. Una bella chicane da fare, ovviamente Hülkenberg va. Magnussen si ferma, Hülkenberg e Schumacher, l'altra coppia AM4R Ass. Ok, ok, la ripartenza, il pit stop è buono. Una sosta via, 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 fantastica. Rimaniamo davanti a Magnussen, importante. Occhio a gomma fredda. Le soste a disposizione, quella era l'ultima. Occhio a gomma fredda, appunto. Magnussen nella stessa condizione, ovviamente, quindi non rappresenta immediatamente un pericolo. Bravo Schumacher, progressivo morbido sul freno. Veramente pericolosa questa gomma media appena montata. Bisogna trattarla per bene. Naturalmente Magnussen approfitta del traino di riscaldamento gomme di Schumacher per rimanere piuttosto vicino, direi. Molto pericoloso Kevin. Schumacher lo fa quasi passare. Probabilmente alla ricerca di una chance con DRS. Non una brutta idea, Nico, per la verità. Entrando ai box. Scelta strategica di buon livello. Anche perché poi quasi perdeva tempo. Certo che si è allontanato abbastanza Magnussen. Bisognerà fare attenzione anche a chi esce dai box, tipo Nico. Che però è lento con gomma, guardatelo! La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Botta gomme su Magnussen! Però che culo Magnussen, ha preso il DRS di Nico, non ci credo. E Nico prova a scatenarsi sul compagno di squadra, però così lo perdiamo, Nico. Così rischiamo di avere una ass che ci passa davanti. Ma io potevo far poco, ragazzi. Io mi facevo passare lì o sul dritto. Ho preferito avere la spinta del DRS, diciamo. Anche perché non credo che sia finita. Dai, è una ass. È una ass controllata dall'IA, per carità, però... non voglio gettare la spugna. È sempre buona la distanza. L'ERS finisce, ma arriva il DRS poi. Certo che va costruita perché... incredibile, guadagniamo pochissimo. Mi viene da dire anche troppo poco. Gomme però calde adesso. Non guadagniamo niente, incredibile. Nico però in difficoltà, non è riuscito a venirci dietro. Anzi, si è fatto risucchiare lì. E al momento anche sorpassare. Sono più veloce, ma questo motore non ha senso. Se riusciamo a tenere questa distanza fino al rettilineo principale, forse la storia può cambiare.
in questo giro più vicino Schumacher, che in effetti è più veloce di Magnussen, solo che poi ci si mettono le varie problematiche di trazione e di velocità del motore di Magnussen, che sembra veramente una fucilata. Ora però è tanto vicino, Schumacher comincia già da adesso a prendere tutta la scia. No, sto giro lo passiamo. Stiamo andando via perché dietro c'è Bagarre, c'è di nuovo Hülkenberg davanti a Mick Schumacher, e qua Schumacher Junior finalizza il sorpasso su Magnussen, anche se la bagarre potrebbe non essere mossa, finita. Ben fatto. È dimostrato più veloce nel guidato Schumacher, ma non mi convince molto la velocità di Magnussen sul dritto, quindi Schumacher cerca di sfuggire alla scia e di andare a staccare profondissimo, sperando poi magari di mettere un secondo qua di distacco. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Sono bravi secondo me Magnussen e Mick, perché la Haas non lo so, non ricordo in che posizione sia sinceramente della scala delle vetture. Però diciamo che davanti a loro ci dobbiamo stare, cavolo. 9 decimi per Schumacher, ci sta provando a togliersi dal DRS, non è facile. Eppure sarebbe fondamentale. Sarebbe fondamentale, perché con la velocità che c'ha sono sicuro che ci può riattaccare. In effetti c'è anche Hülkenberg che è arrivato su Magnussen. Dopo il sorpasso non abbiamo forse fatto proprio un giro miracoloso. Vediamo se riusciamo a resistere. L'attacco dal tuo compagno di squadra è 1,7 secondi. Sì, ci riusciamo a resistere. Ma ora sono in tanti però, che vorrebbero prendere la posizione a Schumacher Junior, che ci riprova qui nel guidato a riscappare un po' via, sperando che magari dietro Hülkenberg trovi il colpo su Magnussen. Permettendo anche a lui di respirare più avanti. Un elastico non facile. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ci basterà. Mamma mia quanto la perde Schumacher! Ma del tutto! Ma del tutto! Un po' in crisi. Intanto Hülkenberg trova un sorpasso in un punto impossibile. È stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car. Forse Hülkenberg ha preso Magnus, perché c'è anche Schumacher. Vabbè, ha fatto lui il lavoro sporco. Intanto 2 giri con 1,3 di distacco su Nico. Bella, okay. Dai, l'attacco è 11,5 secondi. Però cerchiamo di non farlo arrivare in DRS. Un problemi forse anche per Hülkenberg in quel sorpasso. Speriamo che regga la sua posizione. Schumacher stavolta grande gara. Grande gara, niente da dirgli, niente da rimproverare a me stesso. Abbiamo fatto vedere grandi cose. Nonostante all'inizio ci sia stata della comicità, ci siamo inventati la storia della bandiera rossa per perdonare un po' di stronzeria del gioco.
trovate a quanto pare qualche lacunina anche laddove non pensavamo ce l'ha. Va bene, dai. Va bene, ragazzi. Non servirà fare un ultimo giro con troppi rischi, perché Schumacher Junior mantiene l'1,5 su Hülkenberg. Entrambi si sono dati da fare per battagliare in questa gara. Entrambi ne escono con la posizione che avevano guadagnato in qualifica, ma con la difficoltà degli eventi di gara, della bagarre, entrambi ne sono venuti fuori alla grande. E la scuderia ringrazia di queste performance. Gigino ha detto, sappiamo di avere una coppia di piloti bravi entrambi, devono solo trovare l'armonia tra loro stessi. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. In effetti, se la troviamo. Viene fuori una gara del genere e vengono fuori un pacchetto punti interessanti per la scuderia. Certo è che Nico si è portato un po' a ridosso, quindi attenzione, perché insomma il traguardo è lontano dall'ultima curva. Mi tengo tutta la batteria, non mi fido. L'IA comunque soffre un pochettino di questi problemi di overpower all'ultimo giro, eh? No, Nico. Mi dispiace, Ciccio, ma non te la sei guadagnata questa posizione qua. Non volevo fargli male, ma non volevo che mi passasse. Vabbè che io mi ero rilassato. Però giusto così, giusto così. Bella gara. Gara è un giro, per la verità. Oggi di tutto, bug. Ma alla fine, ragazzi, anche grande spettacolo. Ci possiamo ritenere soddisfatti. Scusate, ragazzi, ma sono dovuto scappare dopo la gara perché ero un po' di fretta. Vi lascio giusto la classifica come outro perché è importantissima. Hülkenberg passa Alonso e noi ci avviciniamo ancora di più a lui. Ne parleremo nella prossima gara, io vi aspetto qui domani nel prossimo video. Nel frattempo venitemi a seguire su Instagram. Ciao!